Usciamo dall'euro o restiamo nell'euro? Cos'è meglio? Molti politici ed economisti hanno trattato ampiamente l'argomento. Qualcuno è a favore dell'euro, qualcun altro è a favore dell'uscita dell'euro. Ma di per sé non c'è una soluzione perfetta, non c'è una soluzione giusta o sbagliata. Dipende sempre da come si rimane nell'euro o come si esce dall'euro. Se si rimane nell'euro e ci si adegua alla politica economica sostanzialmente dei paesi forti, quindi della Germania, avremo sicuramente un futuro fatto di difficoltà e di povertà, a meno che non riducessimo velocemente e drasticamente la spesa pubblica e diventassimo velocemente virtuosi. Ma allo stato attuale delle cose è molto difficile, perché siamo già compromessi economicamente. Restare nell'euro e fregarcene delle politiche di austerity sarà impossibile, perché a un certo punto finiremo i denari, perché l'euro non può essere stampato dalla Banca d'Italia, ma viene stampato dalla Banca Centrale Europea, e i paesi cosiddetti non allineati o più deboli, si usa un termine non molto elegante per identificarli, che è PIGS, a quei paesi, se non fanno i compiti a casa, nessuno darà nuovo denaro. E quindi restare nell'euro senza assoggettarsi a politiche di austerity prima o poi ci porterà al default.